Ciao a tutti, vediamo le regole per spingere il metabolismo alle stelle. Allora, intanto il metabolismo che cos'è? È l'energia che consuma il nostro corpo in condizioni per far funzionare tutto il sistema, diciamo così, quindi mantenere la temperatura del corpo, far circolare il sangue, la respirazione, le contrazioni muscolari, insomma, il metabolismo è l'energia che viene consumato. Esiste un metabolismo basale che è il metabolismo, diciamo, a riposo, fondamentalmente. Quindi, ovviamente, più alto è il metabolismo basale, più la persona tenderà a dimagrire a parità di cibo ingerito, perché consumerà più energia. Quindi è importante accelerare il metabolismo se vogliamo, dimagrire, fondamentalmente, o comunque non ingrassare. Quindi, per dare stimolazioni al metabolismo ovviamente si può agire sul tipo di alimentazione, non soltanto sulla quantità e qualità del cibo, ma anche quando viene assunto il cibo e sull'allenamento fisico. Allora, partiamo dall'allenamento fisico. L'allenamento fisico produce, se ad esempio un allenamento di potenziamento, fa aumentare la massa muscolare perché si ha come conseguenza di un allenamento con i pesi un'ipertrofia muscolare e questo contribuisce già a far aumentare il metabolismo perché il muscolo, tra le varie componenti del nostro corpo, è quella componente che quella parte, diciamo così, viva perché il muscolo si contrae, si allunga, che consuma più energia. Quindi a parità di peso, una persona che ha una massa muscolare maggiore rispetto a un'altra, quindi a parità di peso, quindi avrà una massa grassa inferiore, questa persona avrà un metabolismo più alto, proprio perché il muscolo consuma più energia, mentre i grassi, la massa grassa, è quella che consuma meno energia. Quindi più grassi hai, più tende a rallentare il metabolismo. Quindi se attraverso l'attività fisica, fai un'attività fisica di potenziamento, quindi generi ipertrofia muscolare, aumenti la tua massa magra, aumenterà di conseguenza anche il tuo metabolismo, quindi tenderai a dimagrire a parità di quantità di cibo ingerito, ovviamente, perché poi è un bilancio energetico che va fatto. Tanta energia entra, tanta energia esce, diciamo, se l'energia che entra è maggiore di quella che esce, ingrassi, se l'energia che esce è maggiore di quella che entra, dimagrisci. Questo è un bilancio energetico nel corpo umano, cioè è un fattore fisico. Poi anche l'attività fisica invece di tipo aerobico, se fatta intensamente, aumenta il metabolismo. Aumenta il metabolismo fino a 12 ore dopo la fine dell'attività fisica, quindi dai un bel incremento al metabolismo. Quindi come attività fisica vanno fatte entrambe, sia l'attività aerobica, che può essere la corsa leggera, la bicicletta, il nuoto, eccetera, eccetera, sia l'attività di potenziamento con i pesi, quindi quello che viene chiamato bodybuilding o insomma comunque attività di potenziamento, perché potenziare la tua massa muscolare migliora il metabolismo in quanto, come ho detto prima, il muscolo assorbe più energia rispetto ad altre parti, come ad esempio i grassi. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, dobbiamo tenere presente che diciamo che il nostro corpo tende come dire, alla sopravvivenza, no? Quindi il metabolismo, se dai poco cibo, il metabolismo tende a rallentare, ovviamente, perché cerca di utilizzare al meglio le risorse che ha. Quindi dare poco cibo, certo, ti fa dimagrire, eccetera. Però il problema qual è? È il famoso effetto yo-yo, che tu mangi poco, diciamo, po molto poco, dimagrisci perché inevitabilmente metti meno energia di quella che esce, per cui dimagrisci. Però cosa succede? Succede che il tuo metabolismo nel frattempo rallenta perché il corpo per preservarsi, diciamo, dice qua c'è scarsità di cibo, cerca di ottimizzare al massimo il dispendio di energia, per cui rallenta il metabolismo. E allora cosa succede? Che nel momento in cui tu smetti di mangiare poco e riprendi a mangiare tanto, diciamo, perché ti sei stufato di fare la dieta, eccetera, eccetera, hai anche un metabolismo più lento rispetto a prima, quindi tutto il cibo che viene ingerito si trasformerà in grasso e quindi avrai che magari hai perso
5 kg e ne vai a recuperare 7-8, per cui ottieni l'effetto yo-yo, ottieni un effetto, diciamo, peggiorativo tutto sommato. Quindi bisogna, almeno per la mia esperienza, quello che ho fatto io, non ridurre drasticamente il cibo, anche perché poi è difficile da sostenere, cioè nel senso che passi davanti alla pasticceria, passi davanti, cioè, se sei affamato, come essere affamato di emozioni, cioè alla fine ti metti in una condizione di malessere, poi è facile che. Però bisogna mettere alcune regole fondamentali. Intanto, diciamo così, una buona regola è fare una buona prima colazione appena alzati, cioè non aspettare. Cioè, ci sono persone che prendono il caffè al mattino e basta. Quindi il metabolismo non si riattiva così, il metabolismo si riattiva attraverso il cibo. Quindi fare una ricca colazione al mattino non appena alzati è un modo per risvegliare il metabolismo e per avere energie durante la giornata. Tra l'altro, al mattino puoi anche consumare, puoi anche assumere molti carboidrati, ad esempio. È meglio evitare i grassi, eccetera. Ecco, una linea di principio, una linea guida è che più i cibi sono contraffatti, diciamo così, manomessi, industrializzati, più il nostro corpo ha difficoltà ad utilizzarli, fondamentalmente. Quindi rallentano il metabolismo. I cibi invece più naturali sono. Anzi, l'ideale è perché più sono pronti per l'uso, diciamo, nell'evoluzione l'essere umano non è che aveva l'industria per fare la brioche, per dire, mangiava la frutta, mangiava ad esempio la carne, questi cibi qua che non hanno subito processi industriali tendono ad accelerare il metabolismo. Più il cibo è raffinato, tra virgolette, attraverso processi industriali, più rallenta il metabolismo. E poi c'è anche la tipologia di cibo. Quindi al mattino è bene mangiare carboidrati perché ci danno, come dire, l'energia per la giornata. Anche a pranzo si possono mangiare carboidrati. Però un'altra regola per non rallentare il metabolismo è dopo le 17 di sera bisognerebbe non mangiare più carboidrati. Perché a meno che uno non faccia un lavoro notturno, che poi lavora tutta la notte e allora si mantiene attivo tutta la notte. Perché, ad esempio, che ne so, la famosa pasta di mezzanotte, buonissima, perché ogni tanto uno fa anche bene a farsela, però sta pasta di mezzanotte, e poi dopo se vai a dormire, un'ora dopo, per dire, il metabolismo tende a rallentare e tende a trasformarsi in grassi, perché i carboidrati, che sono energia non utilizzata, si trasformano in grassi, per cui ebbene, non mangiare carboidrati la sera, quindi pane, pasta, i dolci sarebbe molto meglio evitarli più o meno sempre, però diciamo il pane e la pasta fondamentalmente di sera è meglio non mangiarli perché ti rallenta proprio il metabolismo, invece mangiali pane e pasta a pranzo, al mattino se vuoi, al mattino cereali. Poi ecco, per aumentare anche il metabolismo una buona cosa è integrare con i grassi buoni, quelli che vengono chiamati omega 3 e omega 6, che si trovano in cibi come le noci, le nocciole, l'avocado, le mandorle, questi cibi qua, oppure il pesce, oppure esistono degli integratori, diciamo, di omega 3, perché gli omega 3 e gli omega 6 aiutano ad accelerare il consumo dei grassi, fondamentalmente dei grassi cattivi, quelli che ti fanno. E quindi è buono, è molto importante avere in dieta. Poi, altra cosa importante, diciamo così, è non stare mai a lunga digiuno, perché se fai passare molte ore, è bene spezzare, diciamo, attraverso uno spuntino, però appunto uno spuntino può essere una mela, può essere della frutta, perché sono cibi che comunque vengono rapidamente utilizzati dal nostro corpo, sono cibi naturali, insomma, più la dieta è naturale, più è in armonia con la natura, fondamentalmente, più noi riusciamo a utilizzare quell'energia. Queste sono le regole fondamentali per spingere in alto il metabolismo, quindi mangiare anche frequentemente, spezzare, non stare molto a digiuno perché rallenta. È ovvio che quello che bisognerebbe evitare è lo zucchero. Lo zucchero è un po' come diceva il buon Arnold Schwarzenegger, è la droga legalizzata, è una droga legalizzata perché ti dà dipendenza, ti fa ingrassare, dà dei picchi glicemici alti.
Quindi tutti i cibi che hanno, danno un picco, hanno un indice glicemico alto, lo zucchero al 100%, vuol dire che stimolano la produzione di insulina. E l'insulina in circolo, perché l'insulina, ovviamente il pancreas la produce per abbattere, diciamo, la glicemia, no? Quindi se c'è molto zucchero in circolo, il pancreas produce insulina per abbattere la glicemia, però l'insulina in circolo facilita la trasformazione dei carboidrati in grassi, quindi tende a farti ingrassare e a farti rallentare il metabolismo. Quindi evitare i cibi con zuccherini fondamentalmente, quindi tutte le bevande gassate, Coca-Cola, diciamo, varie bevande gassate andrebbero abolite o comunque fanno un uso estremamente limitato, perché già una lattina di Coca-Cola non so quanti chili di zucchero contiene, ma è un'esagerazione, quindi tanti, mi sembra 40 grammi di zucchero, una roba. Quindi veramente sono deleterie quelle, ti danno dei picchi glicemici altissimi, cioè è cibo, come dire, sono alimenti, perché poi di cibo neanche si tratta, veramente deleteri per il metabolismo, le bevande gassate andrebbero eliminate completamente. Piuttosto, per stimolare il metabolismo, magari una tisana, il tè verde, ci sono delle tisane che invece tendono a bruciare i grassi, ad esempio la tisana di ortiche, il tè verde, è molto meglio che le bibite gassate, ovviamente. Insomma, queste sono le regole base per avere un metabolismo alle stelle, quindi stare bene e dimagrire fondamentalmente. Quindi, ricapitolando, attività fisica, sia aerobica sia anaerobica, per stimolare la massa muscolare. Mangiare al mattino subito colazione abbondante con cereali, insomma quello che uno preferisce, anche carboidrati. Carboidrati, cioè quindi fondamentalmente pane e pasta, si possono assumere anche a pranzo perché comunque poi dopo abbiamo energia. Meglio non assumerli, anzi sarebbe tassativo non assumerli dopo le 17 e alla sera, e quindi evitare poi lo zucchero, o i cibi zuccherini, quindi paste, dolci, zucchero nel caffè oppure tutti i dolci, anche i cocktail alcolici. Cocktail alcolici, molti sono zuccherini, contengono tanto zucchero. L'alcol in sé in generale rallenta il metabolismo, per cui da evitare, cioè, o comunque limitare. Poi, una cosa importante è appunto l'integrazione con i grassi buoni, gli omega 3 e gli omega 6, quindi o integratori oppure mandorle, pesce, eccetera, eccetera. Insomma, queste sono le regole fondamentali. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo di iscriverti al canale perché potrai vincere dei corsi, delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Quindi iscriviti al canale. Ciao!